Amici appassionati di calcio a 5, ben collegati in diretta dal Pala 5 di Putignano per seguire insieme il match tra Castellana e Fuzzalandria. Gestisce palla, poi il tiro in diagonale, la rete! Marco Solidoro porta in vantaggio il Castellana. Non perfetto, Solidoro riesce comunque a servire la catena. Palla per Salamida, il diagonale del bomber in maglia numero 11 per il raddoppio del Castellana. De Tommaso, la catena, triangolazione con De Tommaso, tocco morbido, che gol del Castellana. Tris affirma Alessio De Tommaso. Parte De Tommaso e la parata di Achille. Difende bene, organizzata, stretta, compatta la squadra di Chiaffarato. Il tiro d'improvviso, Alberto Tortora, diagonale fulminante, 3-1 Fuzzalandria. Tortora sistema il pallone, poi apre per Somma, il diagonale arriva, poi De Cillis reclama non mani e c'è calcio di rigore. Aspetta solo il fischio dei direttori di gara. La gran parata di Divagno su Ferrucci. Castellana che poi viene nuovamente servito da Solidoro, attenzione, la diagonale di bomber, Salamida d'improvviso, arriva il 4-1 del Castellana. De Cillis chiuso dalla catena, riparte, attenzione alla superiorità numerica, ancora la catena, il tiro, la respinta e il tap-in vincente di Solidoro, 5-1 al lungo pericoloso del Castellana. Avrebbe dello storico, arriva alla rete, d'improvviso, puntata gol di Giacomo Ferrucci per il 5-2 della Fuzzalandria. Cerca la catena, lo trova, si lotta nella tre quarti campo andriese, ancora palla in avanti, Boccardi, Boccardi! Mino Boccardi, il capitano, la mette dentro per la rete del 6-2. De Cillis perde palla, De Tommaso vince un contrasto con Ferrucci, De Tommaso! Alessio De Tommaso per il 7-2 del Castellana. Fischio dell'arbitro, parte Tortora e la palla viene deviata in calcio d'angolo da Divagno. Arriva il suono della sirena, il triplice fischio, Castellana che si impone per 7-2 sulla Fuzzalandria e approda alla finale dei playoff regionali.